Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 29 febbraio, Sant'Augusto Chapdelaine. Questo 2024 è un anno bisestile, ossia un giorno in più rispetto agli anni normali. Questo giorno aggiuntivo viene chiamato giorno bisestile e cade appunto il 29 febbraio. Questa anomalia del calendario è stata introdotta per allineare l'anno solare, cioè il tempo che impiega la Terra a completare un'orbita intorno al Sole. Febbraio bisesto è un mese con la stampella. È una specie di protesi che allunga di 24 ore la gamba di febbraio. Da questo deriva un'irregolarità che rende febbraio un anno sospetto, anche se non proprio funesto. L'anno bisestile è legato al mese di febbraio, che già al tempo dei Romani era particolare, il mese dedicato al dio Februs, che era il dio delle febbri e dei contagi. Non è un caso che nelle tradizioni popolari italiane si dica febbraio corto e amaro. Era il mese del freddo e inoltre nella Roma antica in quel periodo si celebrava i feraglia, le feste dei morti che tornavano sulla terra. Questo ci fa capire quale fosse l'atmosfera che regnava in quel mese. Se si guarda indietro, anche nel passato recente abbiamo visto accadere diverse sciagure negli anni bisestili, terremoti, pandemie. Però è anche vero che se cerchiamo solo eventi luttuosi troveremo solo quelli. Bisognerebbe guardare con un occhio meno critico per trovare accadimenti felici anche negli anni bisestili. Tra i nati in questo giorno abbiamo Gioacchino Rossini, 1792. Dagli scomparsi ricordiamo il generale Armando Diaz, 1928.